non ci basta andare soltanto alla ricerca delle colpe, perché poi dopo il cittadino tra rescissione, risoluzione, cose non ci capisce niente, anche perché però guarda al servizio e il servizio sicuramente è peggiorato, sì. Come voi stessi, ma lo diciamo noi, io lo dico da cittadino, lui lo dice da amministratore, lo diciamo noi, è peggiorato. La differenza è che noi quando il servizio era migliore contestavamo le inefficienze del gestore, oggi che il servizio è peggiorato Iannarino non contesta nulla, e questa è la semplice differenza. Cioè, radicalizzare questo scontro che è di tipo personale tra Iannarilli che Scalia e Iannarilli, ma scusate, secondo me è di più sbagliato, non ci ma possa secondo essere. Io sto perché secondo me come si esce da questa situazione? Cioè io lo so, scusami Luca, io sto rispondendo in conferenza stampa a una diretta dell'Insilia di 5 ore in cui su di me è stato detto di tutto. Ma scusate, io sto radicalizzando lo scontro. È legittimo. Io ho risposto l'altra volta sui giornali dicendo che stanno dicendo una marea di stupidaggine sempre sul conto della mia amministrazione, documentando queste cose. Io spero che la gente legga non solo i titoli, ma legga anche quello che c'è scritto e si renda conto delle stupidaggini che dicono. Ma io ho risposto finora, ogni volta tirato per i capelli rispetto a questioni. Che posso fare? Che non devo rispondere? Cioè, che devo dire? Devo lasciare nei cittadini la sensazione che io abbia truffato i cittadini per centinaia di milioni di euro? Guardare con gli interessi dei cittadini. Ma lui sta amministrando. Ma lui sta amministrando. Ma lui sta amministrando. Non voi fate opposizione, come ritenete di fare l'opposizione con tutti i mezzi. Io non sto facendo. No, io dico il cittadino. Io alla provincia non sto facendo opposizione. Io alla provincia, che sono un cittadino che vorrebbe essere tutelato nel proprio onore e non infangato da chi che sia, un cittadino che rispetto ad accuse infamanti di dovrebbe governare oggi, non lo sta facendo, è legittimato, credo, a reagire come sto facendo, adendo le vie legali per le accuse infamanti che sta facendo. E come cittadino che vede l'ente perdere milioni di euro per danni irradiali, per la gestione allegra di questo ente, come cittadino, come chiunque, qualsiasi cittadino, di esporre queste cose non alla Procura della Repubblica, perché io non vado alla Procura della Repubblica, ma alla Corte dei Conti, cioè al giudice contabile, al giudice che deve valutare se questa gestione è rispondente ai canoni e all'interesse pubblico e dei cittadini. Come opposizione in questo periodo non abbiamo fatto nemmeno ostruzionismo, ci siamo limitati a chiedere gli atti, non ce li danno. Io da maggio ho presentato le interrogazioni su questa storia delle assunzioni strane, ancora non ci risponde Presidente Iannarilli. Cioè non è che stiamo facendo un'opposizione per impedirgli di lavorare, è lui che non sta facendo niente se non studiando le carte, come dice, no? L'altra sera si è presentato, dice io in un anno e mezzo ho studiato e è uscito fuori questa relazione, così ha detto, hai sortito così, se rivedete il filmato, c'è questo, un anno e mezzo ho studiato tutte le carte e è venuta fuori questa relazione, una relazione scopiazzata da altre relazioni, da altri atti, senza alcuna firma e senza alcuna documentazione che potesse in qualche modo metterci a riparo. Non c'è un atto, io questo vorrei sottolineare, vorrei che emergesse chiaro, non c'è un atto della cessione di Iannarilli dell'autorità d'ambito, salvo quello di incaricare legali e consulenti per centinaia di migliaia di euro nell'autorità d'ambito, sempre anche lì senza nessuna procedura di evidenza pubblica, salvo di non avvalersi dei funzionari che ci sono, dei dirigenti che ci sono, ma di incaricare legali e consulenti esterni, sempre come presidente dell'autorità d'ambito. Gli unici 10 atti che ha fatto sono questi: ha incaricato legali e consulenti esterni che poi non firmano. Poi non c'è una contestazione. Luca Sergio, che io ammiro peraltro, insomma, io l'ho sempre detto e rispetto. Luca Sergio ha testé detto che la gestione del servizio è peggiorata. Ora, la gestione del servizio è peggiorata, noi abbiamo fatto contestazioni, una gestione del servizio migliore, che se è peggiorata adesso era migliore, noi con la gestione del servizio abbiamo fatto decine di contestazioni, decine da voi per fortuna, contate, sono decine, che sono fermate a luglio 2008, lui è entrato in carica l'anno dopo, da allora non c'è, tant'è che non la cita nella sua relazione, una contestazione al gestore, un atto che diffida la CEA a fare questo, non stai facendo questo. Noi quelle contestazioni rispetto al gestore mio ci hanno consentito di fare quella transazione e recuperare 11 milioni di euro. Lui senza aver fatto nessuna contestazione addirittura vuole risolvere il contratto. Le contestazioni sono prove, le devi portare davanti al giudice. Senza aver fatto una contestazione, non c'è un atto esterno del presidente Iannarilli come presidente dell'autorità d'ambito, uno
ci sono determine incarico di consulenti per centinaia, per decine di migliaia di euro. Sono gli unici atti che come autorità d'ambito presente ha fatto in un anno e mezzo. La responsabilità del peggioramento della gestione non credo che possa essere. Va bene, grazie. Scusate.